dobbiamo andare. Adesso che cosa ti prende? Ascolta, mamma e papà, non possiamo lasciarli soli al cimitero. Potrebbero avere bisogno di noi. Come facciamo? Tu non vuoi capire. Superman è forte e potente. Se tocca una persona morta con un dito, può riportarla in vita. Adesso sali, coraggio. Davvero? Con un dito può riportare in vita i nostri genitori? Certamente. Tornerà qui con noi, ma prima dobbiamo andare a prenderlo in America. Sei grande, fratellino, sei il migliore. Papà, mamma, io e Dana stiamo andando in America per incontrare Superman. Per arrivare ci vorrà un giorno di viaggio più o meno e torneremo qui insieme a lui. Manderemo via Saddam e prenderemo a calci nel sedere i suoi soldati. Dana ha detto che Superman è così potente che può farvi ritornare in vita solo toccandovi con un dito. Giuro su Dio che ritorneremo presto, come ha detto Dana. Giusto, fratellino? Sì, vogliamo andare? Grazie molte, ciao. E niente, ci vediamo. Dana? Sì? Prendete. Grazie. Ciao, piccolo. Fratellino, quando arriviamo? Stanotte, o al massimo domani, oppure il giorno dopo ancora. Ah! Superman è così potente da uccidere la gente cattiva e portare di nuovo in vita le persone morte. Ah, Superman è fortissimo e sa anche volare. Allora perché non uccide Saddam? Saddam è molto cattivo con la gente, ha ucciso anche papà e mamma. Questo non lo so, forse in America non lo conoscono. Giuro che glielo dico io a Superman. A che cosa ti serve quello? Ci scrivo sopra i nomi di tutti quelli che sono stati cattivi con me. Lo darò a Superman. Fratellino, come ha fatto Superman a diventare Superman? Suo padre era un Superman. Sa parlare il curdo? Sì, Superman è un grande, parla tutte le lingue. Curdo, svedese e anche il cinese. Fratellino, Superman mangia la carne di maiale? Non lo so, ma credo che gli americani la mangino. Se Superman avesse un figlio, diventerebbe anche lui un Superman. Se fosse un maschio, sì.
E se fosse femmina? E chiudi la bocca ogni tanto. Guarda quante bottiglie di Coca-Cola. Non ne ho mai viste così tante. Fratellino, ne prendiamo qualcuna? Zana, è pericoloso se poi ci scoprono. Dai, non c'è nessuno qui intorno. Una per te e una per me. D'accordo? Avvisami se arriva qualcuno. Ci penso io. Dana, stai attento. Dana! Che cosa c'è? Non vedo l'ora di assaggiarla.